Ma noi, guardate, in realtà siamo predisposti per misure territorialmente circoscritte. Quindi la ratio di questo piano, la filosofia è di avere un piano nazionale, perché altrimenti non si può controllare. Se uno lascia fare a livello territoriale e quindi ognuno va per la sua strada, sarebbe impossibile addirittura avere un piano, quindi un principio di razionalità, diciamo, che ci consentirà di governare la fase 2, la fase della convivenza. Dopodiché, se dovessimo misurare, ecco il compito del governo di approcciare con gradualità questa fase. Se dovessimo, dopo il primo blocco di ripartenze che avremo, il secondo blocco e via discorrendo, verificare che c'è una curva di contagio che sfugge al controllo, ovviamente sarà fatto questo non in astratto, ma tenendo conto anche della recettività delle strutture ospedaliere locali. Quindi sia la densità dei contagiati, il numero dei contagiati, la densità rispetto alla popolazione, la recettività delle strutture ospedaliere, ecco lì sì che interverremo a chiudere il singolo rubinetto. Quindi è un piano molto elaborato, poi quando lo conoscerete in dettaglio lo vedrete, ma che ci consente anche di tener conto, diciamo, delle realtà territoriali.